di colore magari di preso? Te poi c'è la lattina. Ho una mira. Fanculo! Vedi scalcare la mia. Aia! Camperone di. Sei una volta? Il camperone di. Quattro volte Luca si è dichiarato solo una volta perché l'avevo preso in fronte. Tutte le altre l'ho preso sul tattico, non si è dichiarato. Salve ragazzi e bentornati in questa nuova partita. In realtà non esattamente nuova perché sono voluto andare a recuperare per voi alcuni vecchi video del 2017 delle ultime partite che ho fatto con i Fiorins, che era la squadretta locale che diciamo era nata un po' così a caso fra un paio di amici appassionati così di softair, che poi si era un po' evoluta, diciamo erano andati tutti un po' a migliorare i nostri fucili e così via. Infatti io praticamente penso di aver passato 2 o 3 anni a giocare a questo livello e devo dire che ai tempi era molto bello, per noi era qualcosa di incredibilmente nuovo e speciale, e come vedete è una passione che non si è fermata lì. Infatti adesso sono entrato nei lupi, ho avuto la possibilità di fare tornei, come potete vedere la situazione si è evoluta molto. Preso. Una cosa che mi è piaciuta da questi video è stato il fatto di poter vedere come è cambiato il mio stile di gioco ed è come è generalmente cambiato il modo di gioco da quando giocavamo così fra di noi in modo informale a quando poi adesso magari ci andiamo a fare i tornei o cose così. Qua come vedete la partita è iniziata, ero stato colpito e qua c'era stato questo gesto eroico da questo ospite, perché non era uno che giocava solitamente con noi, dove gli avevo detto che era evidente che era stato colpito perché gli erano arrivati da due parti ed era impossibile che non fosse stato colpito. Come vedete la modalità è una modalità che magari qualcuno di voi potrebbe riconoscere, praticamente è un po'... è la modalità che viene prima ai Fast Deathmatch Gameplay, diciamo che è un prototipo di Fast Deathmatch Gameplay che avevamo già iniziato a giocare qua nei Fiorins, che dopo è un tipo di partita che ho portato anche nei lupi. Quindi praticamente andavamo a prendere i fucili che erano posizionati là davanti, dalle due parti del nostro campo di gioco, che era questo chioschetto abbandonato in mezzo al bosco, che purtroppo però era percorso proprio qua in mezzo da una ciclabile e che quindi non ci ha dato pochi problemi. E poi semplicemente si partiva senza un minimo gioco di squadra, ognuno per i cavoli suoi andare a sparare a quegli altri. E diciamo che forse questo è un fattore che già è cambiato molto di più da quando sono entrato nei lupi, si dà molta più importanza alle azioni dove si va in più di uno, di azioni con, collaborative da parte dei compagni di squadra, mentre qua mi sono accorto che il mio stile di gioco era semplicemente prendo, vado per i cavoli miei da qualche parte, provo a fare l'azione da solo. Per quanto riguarda invece il mio equipaggiamento, il fucile, quello che vedete è ancora quello che utilizzo adesso, infatti lì in questi video l'avevo comprato probabilmente da qualche mese e lo sto utilizzando ancora ora perché, come sapete, come vi ho sempre detto, io sono molto appassionato più che di fucili di equipaggiamento, quindi diciamo che lo sto facendo durare il più possibile nonostante ormai le performance non siano a livello con quelle dei miei compagni. Si dichiara. Come vedete il campo in sé non era affatto male, infatti ci siamo sempre divertiti a giocare in questo tipo di campo perché è un campo che comunque dà diverse possibilità, c'è questa parte urbana che poi non è molto grande e poi c'è anche il resto di parte boschiva che era altrettanto bella da giocare, quindi diciamo che ci aveva permesso di variare molto i tipi di partite che avevamo fatto. Avevamo fatto sia partite attacco difesa, ecco guardate che bellissima lì la tale banata assurda. E avevamo fatto diversi tipi di partite attacco difesa, lo stagio, visto che eravamo in un numero abbastanza ridotto in squadra, diciamo che abbiamo avuto modo molto di sperimentare
E quindi molte delle modalità che ci siamo inventati in questo periodo di gioco con i Fiorins le abbiamo anche testate dopo con i lupi, e sono state diciamo dei modi di giocare che, delle partite che sono state anche molto apprezzate. Diciamo che la fantasia non ci mancava. Poi bisogna anche considerare che un paio di anni fa eravamo anche tutti ragazzini, io adesso ho 18 anni, quindi 2 anni fa ne avevo 16, e contate che gli altri ragazzi che giocavano con me erano anche più piccoli, quindi l'età media era abbastanza bassa. E nonostante ciò non è che sia stato un particolare problema, ce ne siamo sempre divertiti senza particolari problemi. Poi siamo stati anche fortunati che dalle nostre parti, comunque non abitiamo in un luogo cittadino, cioè dalle, dove abito io, diciamo che le distese di boschi non mancano, e quindi abbiamo sempre avuto la possibilità di giocare nella totale illegalità, ma senza che senza mai nessun problema. Come potete vedere, usavo molto di più il singolo rispetto a quanto faccia ora. Purtroppo da quando entri in una squadra dove generalmente tutti usano la raffica, e soprattutto quando c'è vegetazione molto fitta, non puoi permetterti anche te di usare il singolo. Cioè, o sei veramente bravo oppure veramente rischi solo di andare a prenderti solo dei pallini. Quindi diciamo che il passaggio alla raffica è stata più una conseguenza di un diverso stile di gioco che si è resa un po' anche necessaria al cambiamento di campo. Poi diciamo che l'azione era sempre sviluppata su questo centro, che era quello del chiosco, e successivamente praticamente sì, tutto ci girava attorno. È morto lui, vero? Poi semplicemente poteva capitare, come adesso, che rimaneva vivo solo uno per squadra, e si continuava a rincorrersi per dei minuti fino a quando a un certo punto qualcuno si stancava. Questa ti va sciallissimo, Bellissimo che stavo facendo il giro da dietro questo tango e non riuscivo a colpirlo, e lui andava tranquillo perché non si era neanche accorto che gli stessi sparando. Ma avevo capito. Arrivo ora la fermo che camminava. Sono quelle belle azioni, infatti quelle a cui stavo sparando prima, adesso improvvisamente in realtà non era morto, quindi sono dovuto andare a riprenderlo. Forse no, forse era un altro, non lo so ragazzi, è un po' dura ricordarsi. Anche per quanto riguarda la qualità di riprese video, la telecamera che stavo utilizzando 2 anni fa è la stessa che uso ora, che è la Tonton Bandit. L'unica differenza che si potrà, anzi le due differenze che si potranno notare, in primis che questi sono video registrati in 1080p a 30 fps, mentre quelli che registro ora sono a 60, quindi c'è notevolmente una maggiore fluidità. E oltretutto qua usavo come tappo protettivo quello subacqueo, mentre adesso utilizzo la normale cover, quindi l'audio è notevolmente migliore, l'audio di ora. Infatti, come vedete qua, l'audio è un po' soffocato, però si riesce comunque a sentire gran parte delle cose che succedono. Qui insomma, visto che da quella parte lì non riuscivo a prenderlo, si era praticamente camperato dietro un sasso, provo a fare una tattica diversa girandolo da questa parte. Il fatto che mentre facevo il giro di qua ho fatto il giro di là, quindi insomma, quello che vi stavo dicendo prima, era un gioco molto sull'inseguirsi. Alcune volte in modo tattico, alcune volte non in modo tattico, andava anche un po' a fortuna volendo guardare. Comunque, come ho mostrato anche all'inizio, se cercate qualche video di questi momenti, se questo stile di gioco vi incuriosisce o volete sapere altro sul nostro passato, sul canale di Sky e Savo, che è il canale dove loro hanno iniziato a fare video prima ancora di me e dove hanno portato diciamo tutti i momenti di questi anni dove ho giocato con loro, ci sono davvero un sacco di video interessanti con uno stile di editing che magari non è proprio all'ultimo grido come novità. Però sono comunque un sacco di partite davvero belle che abbiamo passato in questi anni. Come vedrete, si potrà vedere anche tutti i campi in cui abbiamo giocato, perché comunque non giocavamo solo qua, avevamo 2 o 3 posti dove siamo andati a giocare qua dalle nostre parti.
e quindi anche lo stile di gioco un po' che cambiava in base al campo, in base un po' anche al nostro umore. Potete immaginarvi che non si gioca sempre allo stesso modo, e ci sono davvero anche un sacco di bei ricordi, volendo guardare un sacco di partite particolari che sono state anche giocate anche bene, quindi anche interessanti da un punto di vista del gameplay. Poi sia per quanto riguarda i miei primi video che per i video di Sky e Savo, le scope cam non esistevano neanche ora, o se esistevano erano utilizzate dagli youtuber più, diciamo, importanti, quindi era molto difficile riuscire a raccontare le partite semplicemente con la telecamera, quella, diciamo, montata sul caschetto, sul cappello come faccio io, perché gran parte dei colpi che accadevano semplicemente l'avversario non era individuabile nella telecamera, quindi per questo motivo gran parte dei video parevano effettivamente noiosi. Invece adesso, diciamo, con gli ultimi anni, con l'arrivo delle scope cam a un prezzo, diciamo, abbordabile per tutti, come l'ho presa anche io, diciamo che la tecnica per registrare video nel mondo del software è cambiata notevolmente ed è cambiata naturalmente in meglio. Qua, come vedete, questa è un'altra parte di campo abbastanza bella, sempre con questo boschivo che non è né fitto, anzi, in realtà non è fitto, in realtà è molto denso di alberi, ma in realtà non è per nulla fitto. Infatti qua tutti i colpi passavano, non c'era il problema che abbiamo adesso, magari quando giochiamo in Val di Varro, che c'è un sacco di vegetazione che dà abbastanza fastidio quando si gioca. Diciamo che il campo era un po' più libero, poi il fatto che ci fossero tanti alberi di una buona larghezza permetteva comunque di muoversi molto. Qua stavamo andando a prendere forse questo maledetto ultimo tango. Forse adesso riusciamo a concludere la partita. Abbiamo vinto? 3-2-1? Bella. E tra l'altro stavamo anche facendo un comeback molto interessante. Infatti avevo questa partita per round, diciamo che questi fast deathmatch erano penso al Questo meglio dei gioco? 5. Qua, come vedete, Eccolo che corre vedete là. che il gioco era Vai, esci, esci, abbastanza esci. frenetico nelle prime fasi, dopo rallentava abbastanza. Però era comunque un gioco Corro. abbastanza, diciamo, interessante, non è neanche troppo scazzato, diciamo, come livello di gioco, comunque abbastanza ragionato, e anche adesso, riguardandolo con 2 anni di esperienza in più, il livello non è così basso come potrebbe sembrare. Poi, come vedete, lì c'era arrivata la macchina, perché comunque questo è un punto di passaggio che nel periodo invernale non era troppo frequentato, nel periodo estivo invece diventava ingiocabile per il fatto che proprio questa è una ciclabile, e quindi gente a piedi, gente in bici, gente col cane. Quindi diciamo che durante i periodi estivi dell'anno Ci arrivo tendevamo magari ad sotto. andare a giocare nell'altro bosco che avevamo, che era un posto privato, che conoscevamo solo noi, che tramite uno che giocava con noi naturalmente, e che era praticamente sempre libero da qualsiasi presenza, quindi lì andavamo sempre tranquilli. Il motivo per cui preferivamo giocare qua, però, è che effettivamente questo campo, da un punto di vista dell'ambiente, è molto meglio. Infatti, il bosco dove giocavamo era davvero molto fitto. Se andate a vedervi i video, potete immaginare, anzi, non potete immaginare, potete davvero vedere quanto era fitto. E mentre qua era un campo, diciamo, molto migliore. Qua non so È cosa finita? stessi facendo, prima stavo sparando uno dentro qua, si era Ok. camperato dentro nel chiosco. Penso che a questo punto Abbiamo sia vinto. finita. E Bastardi. Vai. questo dovrebbe essere l'ultimo round. Grazie. Ti copro.
come vedi i ragionamenti alla base della tattica sono abbastanza scarsi. Ti copro, ho sparato due colpi, corro di qua, vai di là. Diciamo c'era poco coordinazione di squadre, si andava un po' ognuno per i fatti suoi. Però insomma era anche... Non dico che fosse il bello, perché per esempio in questo momento ero qua che ne avevo due e continuavo a chiamare qualcuno che venisse ad aiutarmi, non arrivava nessuno, quindi non è che fosse tanto bello, però diciamo che era un po' più challenging da un punto di vista personale. Infatti se nel caso fossi riuscito a prendere tutte e due sarebbe stato abbastanza soddisfacente. Come vedete qui la situazione era un po' in una situazione di stallo, non sapevo che cosa fare, perché contro due è un pochettino difficile riuscire a risolvere. Qua sono indietreggiato e loro semplicemente hanno provato a venirmi addosso. Uno sono riuscito a colpirlo e se non sbaglio adesso ero rimasto io proprio contro Sky. E avevo anche una buona posizione di vantaggio, perché effettivamente avevo questo albero che mi copriva mentre lui non era così avvantaggiato. E qua faccio una cosa che non ho mai capito il senso di perché l'abbia fatta. Cioè sono indietreggiato in uno contro uno quando effettivamente potevo starmene lì benissimo con la mia copertura e provare a sfruttare quel vantaggio. Infatti come vedete dopo poco farò la mossa contraria e ritornerò di nuovo lì, cioè ritornerò ad attaccare nuovamente come non l'ho preso lì, bellissimo, ma con Sky non penso ci sia da dubitare, almeno chi manca. E anche questa partita è finita, niente ragazzi, spero che questo video un pochettino diverso, di riflessione un po' sull'origine del mio software e della storia che c'è dietro a tutto questo canale e a tutte le altre partite, vi sia piaciuta e noi ci vediamo con il prossimo video.